di Un Dario Dramma puntate, episodio 1. È arrivata la dottoressa? Sì, Monica, l'hanno già fatta accomodare. L'avete fatta accomodare? Va bene. Lui dov'è? In camerino, lo stanno preparando. Ma come? Doveva essere pronto mezz'ora fa. Dobbiamo sempre ripassare tutto. Ma come si fa così? Chiamate l'operatore e la regia. Va bene. Grazie. 20 minuti. Non si muova, signor Dario. Avevamo quasi finito. Parte come un ronzio. Un ronzio di api che volano intorno. Il polline se ne vola via, costruisce case, sciocca gli asmatici e porta avanti la vita. E il fiore rimane lì a guardare e piano piano ad appassire, fermo nel suo spazio e nel suo tempo. Non si muova, per favore, che si rovina l'acconciatura. Carla, te ci credi alle api? Alle api? In che senso? Sì, alle api. Beh, che gli devo dire, esistono, a volte pure me pizzicano, ci credo, sì. Anch'io, non so se ti capita. Credo a tutto quello che vuole, però adesso stia fermo, per favore, mi faccia finire. Come siamo messi col trucco? Ci siamo quasi. E viaggi nel tempo, Carla, ci credi? Potesse tornare indietro a quando ero ragazzina, sai che cosa? Scusate, Dario, possiamo parlare della scaletta? Che manca poco. Allora, primo segmento di oggi, la dottoressa Brinzi, coordinatrice centro ricerche, parlerete dei cambiamenti climatici. Mi raccomando, Dario, vacci piano. Poi abbiamo lo stacco pubblicitario, poi dopo... Ma mi stai ascoltando? Dario, concentrati un attimo, per favore. Dobbiamo... è ora che c'è... Dario, gli ho portato la centrata. E te chi cazzo sei? È il nuovo assistente. Gli ho portato la centrata. L'anno è cedrata. Quella non è cedrata. Ma questa non è cedrata, è limonata. Io ho chiesto una cedrata. Cedrata. Ma che cazzo leggi? Oh, sveglia! Vabbè, limone, cedro, uguale. No, non glielo dire. Monica, dove cazzo li trovate questi? Limone e cedro non sono uguali. Ma sa la differenza fra limone e cedro? Dai, dai, lascialo stare. La vuoi sapere? La vuoi sapere? Ah, signore. Cambia la dimensione, cambia il sapore, cambia la polpa, cambia l'albedo. L'albedo, sì, ci ha fatto anche un disco Vangelis. Ecco, lo vedi? Lo sanno anche loro. Dai, ma che cazzo ne sai che avrà fatto le scuole quelle con cestini? Dario, dai, concentrati, ripassiamo la scaletta. Io senza la cedrata non mi concentro. Dai, ma così non si può lavorare, dai, io non ce la faccio più. Io me ne vado per davvero. Oh, brava Monica, complimentoni, abbandoniamo tutto. Dai, sì, che poi te lo danno alla fine un programma, sì, del cazzo, bene, del dai, pomeriggio. Uno di quelli belli, dai, con tutte le luci sparate dove non si sa nemmeno bravo, di che si parla, bene, dai. Tanto la gente ci pianta le dormite, dai, sì, dai, quello. Quello sì che è semplice. Dai. Io a coordinare tutti, basta, quei vecchi che battono, dai, le mani fuori tempo. Ta, dai, ta, va bene, ta, per favore. Ta, dai, ta, basta. Ta, 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 dai, Dario, basta. Non si va, per favore. Allora continuiamo così. Stronzo. Aspetti il trucco, non ho finito. Ma... 5 minuti. Ma porco Dio. Non da fra 3, 2, 1. Va ora in onda Studio Med. Con il vostro conduttore preferito. È bello, è straordinario. Dario. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Che pubblico meraviglioso, fatevi sentire! Grazie, 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 buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ma quanto siete belli! Ah, non ho più l'età per ballare sulla sigla.
Vabbè, buonasera a tutti, benvenuti a Studio Medio. Diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, la dottoressa Frinzi, climatologa, coordinatrice del Centro Ricerca Sviluppo Sostenibile e Cambiamenti Climatici. Buonasera dottoressa, benvenuta a Studio Medio. Buonasera, grazie per l'invito. Non c'è di che, ogni tanto siamo costretti anche a fare queste pisciate. Scusi? Senta, ma lei non si lava i capelli per rispetto dell'ambiente? Ma... quanti panda ha salvato con questa scelta estetica? No. Non so, all'incirca un numero, no, 10, ma come ha detto? 20... No. Ma come si permette? Qui le domande le faccio io, anche quelle retoriche. Se vuole fare un monologo, si fa un programma tutto suo con i suoi amici che cucinano le zuppe, che le tirano sui quadri, che come... si sdraiano sulle nostre autostrade rallentando i nostri automobilisti che devono andare al lavoro o in chiesa. Ma cosa c'entra? A parte che io non faccio parte di quei... di quelli che lavorano. Mi sembra abbastanza evidente. Io lavoro e come? E forse anche più di lei, quantomeno senza pregiudizi. Buoni. Beh, poi mi sembra che lei stia facendo un monologo. Se è questo il modello di informazione che ha in mente, basato su denigrazione, completamente schierato nella narrazione degli eventi a partire da... Non so se sono l'unico qui che si sta annoiando, ma anche il nostro pubblico non mi sembra così attento, non è vero? Sì, completamente schierato nella narrazione degli eventi, dalla crisi climatica alle guerre, alle... Oh, lì la volevo, le guerre... Amici telespettatori, ci siamo, le guerre, il complotto, eccoli questi terroristi da salotto, vorrebbero anche avere ragione, amici del pubblico, diamogli ragione, gliela diamo ragione? Dai, almeno se ne tornano a casa contenti nelle loro abitazioni mononucleo, vivendo nel loro mondo fatato e dimenticandosi quel che è l'unica ovvia verità, che c'è un aggressore e un aggredito. Abbassiamo tutti i microfoni in studio a parte il mio, per favore. Dicevo, l'unica ovvia verità, che c'è un aggressore e un aggredito, dei terroristi e degli aventi diritto a difendersi. Cosa fa, dottoressa? Trema? Forse non fa poi tutto questo caldo. Perché non indossano di quei foulard dei suoi amici terroristi? Va bene, ringraziamo la nostra ospite che ci deve salutare. Sicuramente dovrà andare a incatenarsi a qualche vitello e farci pagare più cari i nostri cristi Mac Bacon. E qui mi faccio serio, perché domani avremo una puntata molto importante con un ospite molto speciale. Sarà qui con noi a Studio Medio il presidente della Cracovia Pipposchi. Sarà una puntata molto dolorosa e toccante. Quindi vi aspetto domani sera. Vi voglio bene! Grande Dario, bravo il mio campione, l'hai asfaltata come si deve. Senti, dov'è che ce ne andiamo a cena? Ah, ricordati che domani è una puntata importante. Sì, lo so, c'è Pipposchi. Non mi ricordo mai se è quello buono o quello cattivo, aspetta, com'era la storia. Vabbè, insomma, è una puntata importante, lo Cher schizzerà su come un missile. Ecco, per l'appunto. Allora che cosa fai stasera per cena? No Franco, non ci sono, già un impegno. Va bene, dai, allora ti lascio. Mi raccomando, non fare tardi. Domani ti voglio splendente. Sì, che sì, dobbiamo bene, fare un bene. Figurone con quelli del network. Sai, ci tengono a queste cose. Mi fanno due balle. Buonasera. Sì, dovrebbe esserci una prenotazione per due. Ma oui, signor Dario, la signorina la sta già aspettando al tavolo. Venga, l'accompagno, mi seguo. Ma ciao. Ciao Amanda. Quanto tempo? Non mi dici niente? Che ti devo dire? Non sei contento di rivedermi? Sì, sì. Ma guardati come sei. Che eleganza, che stile. Non proprio lo stesso di quando ci frequentavamo, comunque... È passato un po' di tempo. Dai, scherzo. Ne hai fatta di strada, eh?
Ma anch'io, dai, mi sono data da fare. Sai, nel frattempo io... Sì, ma il menù dov'è? Io ho fame. Oh, sì, aspetta che chiedo al metro. Buonasera, noi siamo Dario del Porro Cecchi, vi auguriamo una buona serata. 1, 2, 3. Nena, zera, zera. Nena, zera, nena, zera. I baby, rali, nena, zera, zera. Nattiro morina mona ma. She be this lambi. She be rubies virai senza. Dammi di su. Dare il Porro Cecchi. Abbiamo un omonimo. Eh sì, che culo. Una volta ti piaceva la musica? Sì, la musica, francobolli, le farfalle. Vabbè, forse non avrei dovuto invitarti. No, no, dai, ma che dici? È che mi trovavo in città per qualche giorno e ne ho approfittato per vederti. È una vita che non ci sentiamo. Volevo sapere come stavi, che facevi. Sì, ti seguo in TV ogni tanto, ma non è la stessa cosa. Volevo parlare un po' con te, aggiornarci un po' su come vanno. La sua pizza, cose e salame, signore. Buon appetito, eh? Grazie. Una volta comunque ti piaceva davvero la musica. Ti ricordi quando mi portassi al concerto di Elton Trapp? Mi portasti, scavalcammo per entrare. Mi strappai mezzo vestito, quella a righe. Tu invece avevi quella camicia veramente imbarazzante. Se ci penso. Ah, che serata. Ti ricordo poi dopo andammo. Ma non mi stai ascoltando? Non ti ascolto. Senti. Le cose sono andate come sono andate e poi ci siamo persi di vista. Ma io comunque ci penso a te. Ma non so niente di te. Sentiamo. Sei sposato? No. Non sanno che si perdono. E bambini? No. E non li vorresti? Ma senti, per me i bambini sono un po' tipo i tatuaggi. Sono belli finché sto di quell'altro. Un po' che... Va bene, ho sentito abbastanza. Non hai veramente rispetto per nessuno. Io me ne vado. È stato veramente un errore chiamarti. No, dai, non vai. No, dai, aspetta, manda. Mettiti a sedere, ora arriva anche a te il primo. Sai che me ne frega del primo? E del secondo? E del dolce del cazzo? Vai piano. Dai, aspetta, usciamo un attimo. Ah, io esco di sicuro. Tu pare startene qui. Aspetta, dai. Vengo in città, ti chiamo perché ci tengo a te, sperando di poter riallacciare un minimo di rapporto. E che trovo? Un mostro. Io non ci credo. Ma cosa? Ma non è vero? Ma cosa ho detto? Lo vedi? Il bello è che non te ne rendi nemmeno conto. Io non ti riconosco più. Pensavo che in televisione facessi il personaggio, che fosse una pagliacciata. Ma sei proprio così, un insensibile, egocentrico del cazzo. Comanda, ma io... Eri diverso, scherzavamo sempre. Eri una persona dolce, gentile, divertente. Ma io lo so ancora. No, ora sei freddo, incattivito dal tempo. Un sadico senza emozioni che si è ritagliato il suo spazzettino sicuro. Perché è più facile dire bugie, fare il compitino e nascondersi fra le pecore. Una volta avevi dell'ideale e combattevi sempre per quello in cui credevi. Ma che ti è successo? Non è così, è che stasera... Tarsi! Stupida sempre io a voler sistemare le cose. Buonasera. Hotel Alfonso, per favore. Dai, aspetta, Amanda, scusami, forse ha ragione. Lo so, è difficile per me, ma anch'io mi ricordo tutto. E quello è stato il periodo più bello della mia... Dario, lasciami stare, per favore, se ti rimane un briciolo di cuore. Parta, per favore. Aspetta! Yeah.
10 minuti. Ma dove cazzo è? Dai, che ora arriva. Ma come ora arriva? Lo difendi anche, Franco. È tutta la giornata che lo chiamiamo e il cellulare è spento. L'ho mandato anche a cercare a casa, ma non c'è. Mancano 10 minuti alla diretta. Pipposchi è già seduto sulla poltrona, che scalpita. Oh, eccolo il mio campione. Ah, eccolo, è arrivato il signorino. Ma che ti è successo? Ma hai bevuto? Ma sei impazzito? Io sto benissimo. Ma non ti vedi? Non ti reggi in piedi? Non sei in condizione di condurre il programma? Io sto proprio bene. Io sono un fiore. Dai, Franco, vado a parlare con la rete e annullo tutto. Sì, ma cosa ci inventiamo? Gli sponsor ci faranno un culo così. Monica. Stiamo a sentire. Io mai deluso. L'ammazzo, io no, l'ammazzo, Monica, Franco, ferma, tieni te ferma, perché. Ferma. Ma che cazzo dici? No. Ti faccio dai, pezzi. Ferma, Monica. Ti fidi di me? Ti fidi di me? Se ti dico che ce la faccio, ce la faccio. Ma non abbiamo ripassato niente. Fidati. Fammi l'hanno sistemato. Poi vado là e faccio l'intervista del secolo. Che facciamo, Franco? Non so, che ti devo dire, proviamo. Va bene, preparatelo. E cambiatelo, che puzza da far schifo. Tanto in televisione non si sente. Portatemelo via. Carla, arrivo. Dai, veloci. Sì, venga, signor Dario. In onda fra 3, 2, 1. Signori e signori, benvenuti alla nuova puntata di Studio Medio. Il nostro conduttore preferito. Ebbene, è straordinario. Dario! Cazzo fa, sei incantato? Lo sapevo, non ce la può fare. Che idea del cazzo, ma come ci è venuto in mente? Regia, state più larghi con la 3, non inquadratelo da vicino. Antonio, larga con la 3. Su, dai, campione, Dario, di qualcosa, Dario, forza. Di qualcosa, forza. Buonasera a tutti, benvenuti a Studio Medio. Oh, Cristo, signore, di Dio, meno male. Ho annunciato quella di stasera, una puntata molto speciale. Diamo il benvenuto al presidente della Cracovia, Pipposchi. Dov'è? Ah, ecco, mi ha seduto qua davanti. Buonasera, Pipposchi. Buonasera. Ho detto buonasera. C'è qualcuno? Sì. Presidente Pipposchi, siamo onorati di averla qua al Studio Medio. Grazie a nome di tutta la rete, di tutto il paese che noi rappresentiamo, di aver accettato il nostro invito. Armi? Armi, dove sono armi? Armi, dove sono armi? Aspetti, io non... Noi di Cracovia abbiamo bisogno di armi. Voi avete promesso armi e io non vedo aspetti niente. Un attimo, io... Lei vede armi? Pubblico vede armi? Perché io no. Qua dice che c'era armi e aspetti io non attimo, vede io, armi. Io... Dove sono armi per Cracovia? Ma che dici, Boschi? L'invito era per parlare. Cracovia ha bisogno che voi da bomba che fa pum, carro armato che fa choc, aeroplano che da alto fa pata, drone che fa bzz. Se no, non è possibile raggiungere aspetti. Vittoria trionfale. Ma che quindi dici? Parlavate di armi, allora io voglio dici, armi. Boschi, io voglio armi per Cracovia. Per parlare per di vittoria trionfale di Cracovia, voglio armi. Voglio armi. Armi. Senza armi non è possibile raggiungere. Ma hai veramente rispetto per vengo in città, ti chiamo perché ci tengo a te. Posso lasciare un minimo di rapporto. In quell'esatto momento
Dentro Dario si scatenò qualcosa, come un cortocircuito esistenziale. Forse erano i litri della grappa del fratello di Tosca che gli scorrevano nel sangue, forse era altro. Forse la molla fu quella voce che continuava a sentire ripetutamente. Un sadico, senza facile dire bugie. Ma che ti è successo? Io non ti riconosco più. Ma che ti è successo? Una volta avevi dell'ideale. Ma che ti è successo? Va bene. Armi, cerchiamo un po' di armi, vediamo se abbiamo un po' di armi qui. Aspetti, lo chiedo al nostro cameraman Antonio, ce l'hai un po' di armi? No, un piede di porco, una roncola. Ma che cazzo no. Fa? Ma che allora dice? Sentiamo un po' fra i nostri spesatori se hanno qualcosa, dai. Lei signora, lei c'ha un pacchetto di raudi in borsa? Poi il signore lassù che c'ha il cappello di golfing, qualcuno c'ha un legno, una mola, un paio di scarpe infortunistiche con la punta di ferro, no, non c'è niente. È impazzito completamente. Niente. Ma sì, dai, su, armi, ammazziamoci tutti, dai, sì, così si risolvono le cose. Io sono allibito dal suo comportamento. Lei non si sente bene. Io mi sento benissimo. Siete voi che non vi sentite bene. Siete delle persone false. Lei non può parlare così a me, che sono presidente di Cracovia. Lo vado a dire agli stati fighi. Non vado a dire agli stati fighi. Che paura. Tanto ora sono tutti presi dai Kappler. E ora tutto il mondo, je suis Kappler. Siete tutti dei falsi. Lei è un venduto, è un ipocrita. Io ipocrita. Qui caro Fipposchi c'è un'ipocrisia da vendere, c'è un'ipocrisia a pancali. Tutti quanti qui a aizzare, buoni, cattivi, ma non ne frega niente a loro. Tutti a riempirsi la bocca di belle parole perché gli fa comodo. Poi fino a un attimo prima prendevano in giro la Cracovia. Lo sa che dicevano Fipposchi? Lo sa? Lei ha bevuto nafta. Lo sa? Glielo dico io. Dicevano che era solo un paese di zoppe e badanti. Dario rimase in silenzio davanti al pubblico che lo fissava a bocca aperta. Pian piano, uno dopo l'altro, prima con timidezza e poi con decisione, come nei migliori film che si rispettino, si levarono dagli spettatori ciò che per lui erano calorosi applausi. Ma presto si accorse che quei battiti di mani non erano altro che i suoi nervi, che stavano scoppiettando fragorosamente. Senta Fipposchi, su una cosa le do ragione. Forse non mi sento per niente. Oddio, è svenuta a terra. Dario, ci sei? Oh, rispondi, campione, come stai? Ci sei? Oh, un dottore, presto! Chiamate un'ambulanza! Sì, ma dove sono armi? Armi, io voglio armi. Ma non lo vede, ha perso conoscenza. Non me ne frega niente, io voglio armi, da qui non me ne vado. Dove sono armi? Dario, per dai! Cosa? Dove sono armi? Dai! Dove sono armi? Ma quando arriva l'ambulanza? Fine del primo episodio di D. Un Dario Dramma puntate. Oh, yeah.